Ben ritrovati. Oggi vorrei affrontare un argomento un po' particolare, un po' tecnico, però penso possa essere interessante, cioè la transizione, il passaggio da animazione tradizionale, quella che si chiama in stop motion o passo a uno, cioè fatta con i pupazzini animati a mano, all'animazione in computer grafica, con l'animazione in keyframe. Quando Steven Spielberg doveva produrre Jurassic Park, la tecnica presa in considerazione per fare il film, per le riprese di tutto il corpo dei dinosauri, era la tecnica dello stop motion. La tecnica dello stop motion sostanzialmente come funziona? Si prende un pupazzo, un pupazzino, che riproduce ovviamente le fattezze del personaggio, del mostro, del dinosauro, con all'interno uno scheletro, e gli animatori lo muovono fotogramma per fotogramma, e ogni fotogramma, ogni minima variazione viene fotografata. Tutte le varie fotografie messe una di fila all'altra a un 25esimo di secondo, quindi alla velocità della pellicola, danno il senso dell'animazione. Ovviamente è una tecnica tradizionale che è stata usata per decenni, ovviamente con grossissimi limiti, il primo del quale è che, essendo foto fisse, manca la sfocatura sul movimento, quindi l'immagine sembra poco naturale. Phil Tippett è considerato il più grande animatore in stop motion, e è stato contattato da Spielberg per i dinosauri di Jurassic Park. Tuttavia, nonostante la bravura di Phil Tippett e una nuova tecnica che aveva sperimentato per ovviare un po' al problema della sfocatura sul movimento e quindi dare più naturalezza al movimento dei dinosauri, Steven Spielberg non era ancora soddisfatto. A quel punto si inserisce la ILM, la Industrial Light and Magic, azienda di effetti speciali che tuttora è una delle più importanti al mondo. L'Industrial Light and Magic fornisce dei test a Spielberg, e Spielberg resta talmente colpito che decide che quella sarà la nuova tecnica. Ovviamente il digitale era già stato utilizzato, ad esempio in The Abyss di James Cameron, ma mai era stato rappresentato un animale vivente come potevano essere i dinosauri, quindi organismi viventi, animali veri e propri. Lo stesso Phil Tippett rimase colpito dal realismo di questi dinosauri, tanto che disse la famosa frase che poi venne inserita nel film: sono estinto, frase che viene appunto detta nel film Jurassic Park da Ian Malcolm. Tuttavia, la tecnica, appunto, che abbiamo detto, utilizzata per decenni, era quella dello stop motion, quindi animare manualmente un pupazzo reale. E chiaramente gli animatori di Phil Tippett, che si trovano a dover lavorare con mouse e tastiera su un computer, si trovano in un ambiente a loro completamente strano. Allora viene creato quello che è stato definito DID, che è Dinosaurs Input Device, poi richiamato DID, Digital Input Device. Che cos'era? Era sostanzialmente un pupazzo, uno scheletro di un pupazzo di dinosauro che riproduceva fisicamente quello che era per gli animatori il pupazzo da animare manualmente, e permetteva quindi agli animatori abituati all'animazione tradizionale di muovere questo pupazzo, che trasferiva i movimenti, convertiva i movimenti in digitale. Quindi, anziché animare utilizzando la tastiera e il mouse, l'animazione veniva fatta sì digitale, ma con uno strumento che per gli animatori tradizionali di stop motion era più consono al loro modo di lavorare. Adesso l'animazione in questa che viene chiamata animazione in keyframe, cioè fotogramma per fotogramma, si è evoluta e ormai tutti gli animatori utilizzano mouse e tastiera, però ai tempi, per favorire la transizione
da uno strumento, quindi l'animazione tradizionale del pupazzo, all'animazione computerizzata, digitale, si è reinventato questo DID, questo Dinosaur Input Device, per tradurre la bravura, l'esperienza degli animatori tradizionali sui pupazzi all'interno dell'ambiente digitale. Bene, argomento tecnico, molto tecnico, però che ci racconta una parte di cinema, di grande transizione, di grande cambiamento per il cinema. Spero che l'abbiate trovato interessante, vi invito a lasciare il mi piace, campanellina, l'iscrizione e vi do appuntamento al prossimo video.